colpo alla rete che ha protetto Matteo Messina Denaro durante la latitanza. I carabinieri del ROS hanno arrestato per associazione mafiosa l'architetto Massimo Gentile e il tecnico radiologo dell'ospedale di Mazara del Vallo Cosimo Leone e per concorso esterno in associazione mafiosa Leonardo Gulotta. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai PM Gianluca De Leo e Piero Padova. Dalla cattura del boss avvenuta il 16 gennaio del 2023 sono finite in manette 14 persone accusate di aver aiutato il capo mafia ricercato. 4 sono già state condannate. Originario di Campobello di Mazara, l'architetto Gentile vive a Limbiate in provincia di Monza e ricopre un incarico amministrativo al comune ed è parente di Salvatore Gentile, killer ergastolano, marito dell'amante storica di Messina Denaro, Laura Bonafede. Dalle indagini è emerso che tra il 2007 e il 2017 Gentile avrebbe ceduto più volte la sua identità al capomafia ricercato, consentendogli così di acquistare una Fiat 500 e una moto BMW, di stipulare l'assicurazione sui due mezzi e di compiere operazioni bancarie. A Cosimo Leone, cognato di Gentile, viene contestato invece di aver garantito al boss latitante, a novembre del 2020, di fare in sicurezza un'attacco al torace e all'addome, di avergli consegnato un cellulare riservato durante il ricovero all'ospedale di Mazara del Vallo nei giorni in cui il capomafia venne operato di tumore al colon e di avergli fatto recapitare, dopo le dimissioni, il CD della TAC da mostrare agli specialisti che lo avevano in cura. Gulotta, infine, è accusato di aver messo a disposizione di Messina Denaro, tra il 2007 e il 2017, la propria utenza telefonica per poter ricevere comunicazioni dal rivenditore della Fiat 500 acquistata sotto falso nome e dalle agenzie assicurative presso le quali erano state stipulate le polizze per la macchina e la moto comprate con l'identità di Gentile.